Stavo realizzando un mio assemblage di cognac e mi hanno restituito questa fiasca per errore. Perché sarebbe mia? Perché in questo assemblage ci sono alcune gocce di Viperin. Un serpente per il farmacista. È logico. No, non so di che cosa parli. Sì, non fatico a immaginarlo, uno stipendio buono. Laute mance, poi ogni sera è il re della festa. Ma un giorno è arrivato Jonas. E la mia vita è cambiata. Io e lui abbiamo legato subito. E mi ha presentato la sola persona che è in grado di amare. Shirley. Lei mi ha preso sotto la sua ala. Per lei ero carino, un tesoro. Non ho mai avuto una famiglia. E ne avevo trovata una. Ma quando suo marito è morto, sono tornati a Jarnac. Ed è proprio allora che entra in scena Baptiste. Baptiste mi aveva dato appuntamento al solito posto. Diceva che era l'ultima volta, che era meglio che non ci vedessimo più. Non facevo più parte della sua vita. È successo tutto come un sogno. Devi aver provato una sensazione di autentica onnipotenza. Ho capito quanto fosse facile uccidere. In un attimo tutti i problemi sono risolti. Ma Shirley insiste e questo per te è un problema. Non avrei mai voluto ucciderla. Un'altra fatalità? Non sono un assassino. Lei infatti è ancora vivo. E Jonas? Jonas. Ha capito che avevi visto Baptiste quella sera e ti ha cercato, vero? Non l'hai ucciso. Non potevi. Dimmi che cosa mi hai fatto. Sei finito comunque. No, non sono finito. Me ne vado da qui.